Ho qui un assieme e per vedere i vincoli, per esempio, di questa parte qua, devo andare a vedere questa parte ROD, devo andare a selezionare la parte e poi devo andare a vedere gli accoppiamenti, le relazioni tra questa parte e tutte le altre. Però dalla 2016 c'è questa barra di navigazione di selezione che a mio avviso è molto comoda e molto più veloce rispetto a quello che ho fatto adesso, cioè in pratica vado semplicemente a selezionare la parte, mi si apre questa barra che si chiama proprio barra di navigazione di selezione e qui vedo tutti i vincoli. Questo per esempio è il concentrico tra qui e qui, tutti i vincoli che ha questa parte che ho selezionato e questo qua. Dunque, semplicemente se voglio andare a cancellare un vincolo, tipo questo qui, non è come prima che dovevo andare a selezionare la parte, poi schiacciare qui, ok, e andare a cancellare magari questo. Posso farlo direttamente da questa barra di navigazione di selezione. Dunque, vado qui, per esempio, voglio cancellare questo, seleziono, tasto destro e vado a cancellarlo, ok? E l'altra cosa comoda è anche questo, cioè in pratica vado sempre a selezionare la parte e vedo tutto la storia del pezzo come è modificato. Dunque semplicemente posso andare a selezionare questo, faccio modifica e dunque mi si apre la selezione, la modifica della parte nell'assieme. E questo io ritengo che sia, vedete, questo l'assieme è blu, dunque posso modificare la mia parte, posso per esempio dirgli che questo lo voglio 40, 50, per esempio faccio ok. E dunque a mio avviso, e chiudo la modifica della parte nell'assieme, dunque a mio avviso questa barra di navigazione di selezione velocizza ulteriormente il lavoro ed è una barra che è stata introdotta dal 2016 e consiglio di utilizzarla.